Ciao a tutti, sono Nessunti di Storia. In questa playlist nuova che troverete, Democrazia Diretta, vorrei iniziare a parlare, tracciare un percorso storico, ovviamente con delle tappe che ho deciso io. Quindi è puramente soggettivo, potrei farla lunga, ci potrebbero essere molte più tappe, ma ho deciso di dare questo taglio. Ebbene, ovviamente all'inizio parleremo della democrazia ateniese, il primo esempio storico che almeno qui in Occidente abbiamo avuto. Quindi parlare della storia di questo continuo laboratorio politico che è stata la democrazia di Atene. In seguito analizzare anche brevemente gli organi di governo di questa grande esperienza. Inoltre, per andare avanti nella storia dell'Occidente, analizzeremo il pensiero ovviamente di Rousseau nel contratto sociale, che ovviamente non è stato il primo, ma ha riportato con maggior forza il tema della democrazia diretta in Occidente. Come esperienza concreta, anche se durata 2 mesi neanche, prenderemo in esame la Comune di Parigi, realizzata da Marx, e vedremo come questi due modelli in particolare. La democrazia diretta di Atene, il modello di autogoverno della Comune di Parigi e, se vogliamo, anche idealmente il contratto sociale di Rousseau, sono state le spinte per le esperienze contemporanee di democrazia diretta. Quindi faremo un lungo salto in avanti, andremo negli anni 60, il cuore dove nasce la famosa democrazia partecipativa. Quindi qui analizzeremo brevemente questi anni dal punto di vista dell'anarchismo postclassico di Paul Goodman. Vedremo come da questa esperienza, dall'esperienza degli anni 60, negli anni 80, prese forma la celebre Strong Democracy di Benjamin Barber, un modello che per tutti quanti i modelli contemporanei di democrazia diretta. Vedremo qual è il clima politico e culturale nel quale questi movimenti, queste spinte di democrazia diretta hanno preso forma, in particolare il periodo storico che stiamo vivendo tuttora, della post-democrazia, della crisi della democrazia rappresentativa, chiamata anche della democrazia del pubblico. Quindi vedremo come sostanzialmente queste istanze di democrazia diretta nascono da tre autori, dal populismo, in particolare vedremo come in Italia la declinazione del populismo elettronico, della e-democracy, le istanze dell'anarchismo contemporaneo che ha preso forma, ha preso spinta dalla metà degli anni 90 con i movimenti no global e oggi. Vedremo quali sono le istanze che abbracciano l'anarchismo contemporaneo riguardo alla democrazia diretta e vedremo anche come questo tema della democrazia diretta sia preso anche dall'antropologia, in particolare l'antropologia politica ed economica. E infine ho scelto, qui puramente soggettivo, ho scelto quattro modelli, quattro esempi di democrazia diretta che a mio avviso, forse oggi, forse qualche anno fa, sembravano più incline a una loro realizzazione. Il primo è il municipalismo libertario dell'anarchico Bookchin. Ovviamente oggi nella guerra civile siriana, che è ancora in atto, il modello curdo di una democrazia civica si fa sull'esperienza, sul pensiero di questo anarchico contemporaneo che è Bookchin, il suo municipalismo libertario, e lo andremo a analizzare. Andremo in seguito, vedremo come il pensiero democratico, ovvero una democrazia diretta basata sul consenso, è stata presentata come modello dal celebre anarchico e antropologo David Graeber, in particolare in quell'esperienza politica del 2011 che è Occupy Wall Street. Vedremo un esempio di democrazia deliberativa, quindi qui ricollegandosi Van Reybrouck si ricollega, un autore belga, anarchico, un pensatore libertario, Belga si ricollega ovviamente alla Strong Democracy di Barber del 1984, un esempio di democrazia deliberativa basata sul sorteggio. Infine, vedremo come l'esperienza italiana abbia partorito l'idea di un populismo elettronico, di una e-democracy, una democrazia su internet, sulla rete, tramite due saggi di Casaleggio e Grillo.
Questo è il fine di questa playlist. Vorrei analizzare una serie di percorsi, ovviamente, come lo ripeto ancora, fatto da me. Ogni aspetto sarà analizzato sotto quattro chiavi di lettura, che sono la partecipazione, l'uso dell'elezione o del sorteggio, la rotazione delle cariche e quello che ho chiamato democrazia sociale, intendendo qual è il fine, qual è il pensiero sociale che si vuole fare, perché va bene. Costruiamo una democrazia diretta, come la facciamo? Ma perché veramente? Qual è il fine, l'oggetto? A cosa si vuole puntare? Questo sarà l'oggetto di questa analisi, di questa playlist, dove metterò via via vari video per questi argomenti.